Manuel Sarau, il tuo secondo gol in maglia rossa-azzurra, pesantissimo perché hai incanalato correttamente la partita fin dall'avvio, uno stacco di testa formidabile. Sì, sono molto contento di aver realizzato il gol. Era un po' che ero fermo, quindi mi mancava. Sono contento che sia servito anche a incanalare la partita verso il binario giusto. Sembrato che il Catania abbia avuto sempre saldamente in mano le redini dell'incontro ed è sembrato anche che il Catania sia in netta crescita su ogni, sotto ogni punto di vista. Ma sì, era una partita difficile perché ogni squadra quando viene a Catania contro il Catania vuole fare la partita della vita. Noi venivamo da una vittoria, da un viaggio lungo, e una partita difficile da interpretare. Noi siamo stati bravissimi a entrare in campo e a fare in modo che non ci sia stata mai la possibilità di riaprire la partita. Anche sul piano atletico è un Catania brillante, lo diciamo soprattutto in considerazione delle numerose assenze che obbligano un po' tutti agli straordinari. Ma sì, abbiamo assenze importanti, giocatori importanti sono fuori, ma quindi facciamo quadrato, siamo ancora più consapevoli di poter fare qualcosa di importante. Cosa ti è piaciuto particolarmente della prestazione di oggi? No, mi è piaciuto come la squadra approcciata la gara, perché era la cosa su cui il mister ci aveva chiesto di fare in modo dettagliato, e ci ha chiesto esplicitamente di aggredire il Bisceglie e di fare in modo che la partita si incanalasse subito verso i binari giusti. Più pecorino avete caratteristiche in un certo qual modo simili, però vi siete trovati bene. Ma sì, Emanuele è un bravo ragazzo, un ottimo giocatore. Noi davanti ci sono tanti giocatori forti, bisogna sempre migliorare e cercare di fare sempre del nostro meglio. Non c'è tempo per fermarsi a gioire perché incombe la sfida con la Cavese. Nel frattempo il Catania ha guadagnato il quinto posto in classifica. Quali orizzonti? Sì, l'orizzonte, come dicevi te, adesso è la Cavese di domenica. Pensiamo a recuperare, non c'è tempo, domani c'è già un altro allenamento e la testa è già domenica. Sul piano personale, come ti senti e se hai delle dediche per questo gol così importante? Ma mi sento bene, sono stato male quando sono stato infortunato perché era la prima volta che mi capitava e quindi l'ho vissuta un po', io ci sto male, ma fa parte del mio carattere. Dedico questo gol alla mia famiglia perché loro sono sempre con me, soprattutto nei momenti difficili. Grazie. Grazie.